CANO per LA Porta. L'Udinese lavora sul sostituto di Musso, viste le difficoltà ad arrivare a Silvestrio Joronen, vira su Luis Maximiano dello Sporting Lisbona. Stando a quanto riporta GianLucaDiMarzio.com, i contatti tra i due club sarebbero in corso e l'operazione potrebbe chiudersi a 5 milioni di euro. Fiorentina, Barone, VLAHOVIC resta. All'uscita dei sorteggi nel calendario della prossima Serie A, Gio Barone ha parlato del mercato della Fiorentina, Sensi. Ora monitoriamo la squadra che abbiamo, dopo il ritiro di Moena vedremo di cosa ci sarà bisogno. Vlahovic è un giocatore della Fiorentina, ha 2 anni di contratto e lavoriamo costantemente per il rinnovo con il suo entourage. Inter, GRAVILLON Rems. FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Andrew Gravion Rems, il difensore classe 1998 viene ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del club francese. Cagliari, ufficiale RADUNOVIC. Il Cagliari Calcio annuncia l'acquisto dall'Atalanta del calciatore Boris Radunovic, che si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato con il club un contratto sino al 30 giugno 2025. Forte nelle prese alte e nelle uscite, dove può sfruttare il suo fisico possente, è alto 1,94 metri, nonostante la stazza Radunovic si caratterizza per la sua reattività, bravo così anche negli interventi a terra e nelle parate basse. Qualità che ora potrà mettere a disposizione del Cagliari. Dobro Dosao, Boris. AG. Chiellini, nessun problema con LA Juve, l'agente di Giorgio Chiellini, Davide Lippi, ha parlato del possibile rinnovo del capitano della nazionale ai microfoni di Radio Radio, i contratti si firmano in due. Giorgio è partito per l'europeo e ha pensato solo ed esclusivamente a questo. Con la Juventus non c'è nessun problema. Ci siamo dati appuntamento più avanti ma non penso ci siano problemi. Inter Pirola torna al Monza, FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Lorenzo Pirola al Monza, il difensore classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione. PSG Donnarumma, Gianluigi Donnarumma è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. A darne l'annuncio su Twitter è il club francese, che accoglie con un messaggio in italiano l'ex portiere del Milan. Benvenuto Gigio, scrive il club francese. Donnarumma firma un quinquennale fino al 2026. Milan, Maldini, Giroud Ibra una coppia sì, arriva domani. Paolo Maldini conferma l'arrivo a Milano di Olivier Giroud e ci scherza su con Ibra avremo una coppia giovane. Il dirigente rossonero comunque non chiude ad altri acquisti, attaccante giovane? Stiamo valutando. Milan, vicino il 17enne Warren, il Milan è vicino a chiudere per il centrocampista Warren Bondo, 17 anni. I familiari del talento francese del Nancy sono arrivati nel pomeriggio nella sede del club per definire i dettagli dell'accordo con il Milan, che sarà di durata quinquennale. Cagliari, Giulini, Godin. Il suo ingaggio in sostenibile potrebbe ormai essere giunta ai titoli di coda all'avventura di Diego Godin a Cagliari. È stato il presidente dei Sardi, Tommas Giulini, a paventare un probabile divorzio. L'anno scorso c'era una parte del pagamento dello stipendio da parte dell'Inter, ma quest'anno non è così. È evidente che non si possa sostenere un costo del genere per il club Cagliari, Giulini, nessuna offerta per NANDZ. Non ci sono offerte concrete, nessuno ci ha contattato. Il fatto di non riuscire a cedere uno dei nostri pezzi importanti ci penalizza sul mercato, ma è anche bello pensare che ne abbiamo tanti di giocatori così. Siamo pronti a non fare cessioni in caso di assenza di offerte importanti. Così il presidente del Cagliari Giulini su Nandes, seguito da tempo dall'Inter. Messi-Barcellona, accordo per il rinnovo, il Barcellona e Leo Messi hanno raggiunto un principio di accordo per il rinnovo dell'argentino. Secondo i media spagnoli il nuovo contratto prevede una durata di 5 anni. Nonostante si parlasse della possibilità di un rinnovo di soli 2 anni, per poi permettere al fuoriclasse di intraprendere un'avventura fuori dalla Spagna, si è deciso per una durata più lunga.
Messi andrebbe a guadagnare il 50% in meno rispetto allo stipendio percepito fino ad ora. West Ham, Areola per LA Port. Il West Ham è al lavoro per prelevare Alphonse Areola dal Paris Saint-Germain e rinforzare la propria rosa. Il club londinese, secondo quanto riferisce Sky Sports, sta definendo i dettagli con il club francese per prelevare il classe 93 in prestito con un'opzione per il riscatto. Da capire se sarà obbligo o semplicemente diritto. Atalanta, rinnovo prestito Piccoli allo Spezia. Roberto Piccoli giocherà anche la prossima stagione con lo Spezia. L'Atalanta si è accordata coi Liguri per il rinnovo del prestito secco del centravanti di Sorisol, classe 2001, 23 partite e 6 reti nel 2-0-2-0, 2-0-2-1 di cui 3-1 in Coppa Italia. Attualmente il giocatore è aggregato al gruppo di lavoro della prima squadra nera-azzurra al centro sportivo Bortolotti di Zingonia, DALLINGHILDERRA, anche il Chelsea vuole Chiesa. Non solo il Bayern Monaco, pronto a versare 70 milioni per assicurarselo, ma anche il Chelsea vuole Federico Chiesa dopo lo splendido europeo che lo ha visto protagonista. Dall'Inghilterra arriva la notizia che i Blues sono disposti a fare un'offerta sostanziosa alla Juventus, che comunque non è intenzionata a vendere il suo gioiello. Il Liverpool pensa a Renato Sanchez. Secondo quanto riportato dalle 10 Sport, Renato Sanchez è un nuovo obiettivo del Liverpool. Il centrocampista portoghese è reduce dalla trionfale stagione in Ligue 1, vinta con la maglia del Lille. 24 anni, il giocatore è legato all'LOSC fino al 2023 e nell'ultima stagione ha raccolto 29 presenze in tutte le competizioni, segnando un gol.